Eccoci qua di nuovo nella nostra bottega dell'italiano. Oggi parleremo di una cosa un po' curiosa, dello sport, di uno degli sport preferiti dalle parole che è il pattinaggio. Ma prima di parlare di quello concediamoci un quizzettino, un piccolo quiz nel nostro cartello. Non penso che tu voglia che tutti sappiano che hai cambiato opinione. È una frase molto chiara, è una frase che non lascia dubbi, è una frase che non contiene errori di grammatica, ma domanda, è una frase migliorabile da un punto di vista stilistico? Lo vedremo alla fine. E adesso occupiamoci, come dicevo all'inizio, delle nostre parole che amano a volte il pattinaggio. Che cosa intendo dire? Intendo dire che piace alle parole spostarsi da un significato a un altro. Quello che eh, viene abitualmente chiamato traslato. Traslato cioè trasportare, la parola si trasporta da un significato a un altro. E partiamo da, e vediamo delle parole questa volta che sono di origine straniera, in modo particolare francese. Cominciamo proprio da bouquet, bouquet. Eccolo qua, guardate che bello, che commovente, il bouquet della sposa. Il termine bouquet è indissolubilmente legato alla sposa e la sposa è indissolubilmente legata al bouquet. Potete toglierle tutto il marito, gli invitati, il pranzo, ma non il bouquet quando si sposa, evidentemente è importante. Bouquet però, eh, che è una parola di, francese, di origine francese, si sposta anche su altri significati, cioè in genere altri mazzetti di fiori hanno lo stesso nome di bouquet, questo pure è un bouquet, diciamo che il bouquet raccoglie un insieme di profumi, di aromi, di sollecitazioni ai nostri sensi. È un insieme di cose. E poi abbiamo ancora, ed ecco qui chiaramente l'uso traslato, il bouquet quando parliamo di vini. L'enologo o il sommelier qui ci fanno apprezzare il bouquet. Quindi ne abbiamo messi tre giusto per far vedere che di ciascuno di questi vini... C'è un bouquet. Che cosa significa quindi? Che ognuno di questi vini ha dentro di sé, nel suo aroma, varie, diverse sollecitazioni che insi messe insieme formano un bouquet. Bouquet, parola francese che proviene da un'altra parola francese che è questa, bois. Che cosa significa bois? Bois significa bosco. Bosco, quindi bouquet è un boschetto. E quello che noi possiamo rappresentare così in modo scherzoso, questa è un, la rappresentazione plastica di un boschetto, è per dire come ancora di più che in italiano, addirittura nell'originale, cioè nella lingua francese, si usa un traslato, cioè si parla di boschetto per indicare un insieme di fragranze diverse che mescolate insieme danno un risultato finale eh, unifo, uni, unitario e uniforme. Un'altra parola, e siamo ancora alle parole di origine francese, anzi alle parole francesi che ha subito delle trasformazioni, è la parola sommelier. L'E, ora mh, sappiamo benissimo cosa sono gli eccolo qua, un esperto di vini, è un signore che ci consiglia quali vini bere o che comunque sa come conservarli e che comunque può, mh, così, cioè, può, può far valere il suo parere anche nell'apprezzamento o meno di un vino, dell'invecchiamento, eccetera, eccetera. Ebbene, sommelier Pensate, l'origine, e qui si capisce come una parola eh, come dire a poco a poco cambia di significato. L'origine di, 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 di questa parola è nel latino sauma. Sapete cosa vuol dire sauma in latino? Sauma in latino vuol dire soma. Soma, quindi. Nella lingua provenzale, che noi spesso citiamo perché è una delle più importanti lingue neolatine del primo Medioevo, dell'Antico Medioevo, e che quindi ha ricevuto l'erità e la sta trasformando in una lingua moderna, nell'antico provenzale, Saumalier era quell'ufficiale che nell'esercito si occupava delle bestie da soma. In poche, a poco a poco si è spostato il compito di questo ufficiale a occuparsi dei vettovagliamenti. Era alla fine il vivandiere. Poi da vivandiere a cantiniere il passo è breve, ed ecco che da Saumaliere abbiamo Sommelier, che è quel Signore che si occupa di vini che stanno nella cantina, che sono a contatto con i vari viveri e quindi è un signore che ha in sé, nel suo nome, un gran pezzo di storia. Questo è l'aspetto interessante di questi nomi che hanno vagato da un significato all'altro. Prendiamo un altro nome molto diffuso, molto comune, che è il nome Toilette. Beh, insomma, è chiaro che in qualsiasi eh, aeroporto, stazione, ristorante, dovunque, quando vediamo la scritta toilette, sappiamo bene di che cosa si tratta. Ma questo è un significato finale, ultimo. In realtà, toilette, risalendo all'epoca del 5-600, era che cosa? Era una teletta, era una piccola tela toile, sempre dal, dal francese toile, e, ed era una tela che era stesa su un tavolo sul quale si trovavano i profumi, i trucchi, eccetera, e che servivano alle signore e ai signori per imbellettarsi. Quindi abbiamo l'immagine, ecco quindi come dall'originale francese toilette la cosa è passata dopo che al nome della tela che era stesa sul tavolo, al tavolino stesso. Infatti, questo tavolino si chiama Toilette. Poi, dal tavolino, il nome col suo significato passò all'ambiente dove la toilette avveniva, tra cui eh, l'ambiente per cui oggi la toilette è un ambiente dove. Ci si occupa comunque non necessariamente soltanto dei servizi igienici, ma anche della cura, a volte del mettersi a posto il trucco per le signore, eccetera, eccetera. Eh, poi, eh, ancora eh, diciamo che toilette significa anche l'operazione di truccarsi, fare toilette e il risultato. Del trucco. Hai una bella toilette e poi è stato ancora esteso, oltre che ai risultati del trucco, del make up, è stato esteso anche all'abbigliamento, una toilette elegante, una toilette da sera. Vedete quindi come da un nome che originariamente significava semplicemente piccola tela, a forza di pattinare questo nome è venuto ad assumere tanti e vari significati. Qualcosa di analogo alla parola italiana gabinetto, gabinetto che proviene dal francese cabinet e che significa originariamente, come vediamo in questa immagine, qui abbiamo un gabinetto celeberrimo che è lo studio niente meno che di Federico da Montafeltro, piccola cabina, piccola cabina, luogo per incontri particolari, poi diventa luogo per i servizi igienici, diventa l'apparato igienico, diventa anche l'ufficio dei collaboratori del ministro. Quindi diventa tante cose una dopo l'altra. Prima però di chiudere, e io me ne stavo già dimenticando, dobbiamo andare a dare una velocissima risposta al quiz che abbiamo aperto all'inizio. Quindi non penso che tu voglia che tutti sappiano che hai cambiato opinione. È una frase corretta, ma migliorabile statisticamente in questo modo. Non penso che tu voglia far sapere a tutti che hai cambiato opinione. E così abbiamo evitato quella triplice ripetizione di che, che non era affatto una cosa elegante. Arrivederci.